Civico Museo d'Arte Orientale è situato nel cuore di Trieste, a pochi passi da Piazza dell'Unità d'Italia. Il percorso espositivo si snoda su 4 livelli e comprende opere d'arte orientale, armi, strumenti musicali e oggetti di carattere etnografico, provenienti in particolare dalla Cina e dal Giappone. Al piano terra funge da introduzione la narrazione dei rapporti tra Trieste e l'Oriente, avviati nel 700 e sviluppatisi nell'800, quando le navi del Lloyd austriaco di navigazione, partite da Trieste e superato il canale di Suez, raggiungono le lontane coste dell'India, della Cina e del Giappone. Uno spazio è rivolto all'interessante nucleo di sculture del Gandhara, databili tra il I e il IV secolo d.C., raccolte durante la spedizione italiana al K2 del 1954. Il primo piano è dedicato all'arte in Cina, tramite abiti e tessuti in seta ricamata del tardo periodo Qing, XIX secolo. Porcellane del periodo Song, XI-XIII secolo, al tardo periodo Qing, XIX secolo, sculture e oggetti legati a confucianesimo, taoismo e buddismo, le religioni della Cina. Negli ultimi 2 piani del museo, la sezione dedicata al Giappone si apre con le porcellane giapponesi. E ha il suo punto di forza nel salone dove si dispiega la collezione di stampe del Lukyo E, ovvero il mondo fluttuante, con opere di grandi maestri dell'arte giapponese, tra cui Hiroshige e Hokusai, con la celeberrima onda. È possibile gettare uno sguardo sulla tradizione del teatro popolare Kabuki, avvicinarsi ai riti e alle tradizioni di shintoismo e buddismo. E infine, attraverso la ricca raccolta di armi e armature dal XV al XIX secolo, esplorare la vita e il codice etico e comportamentale dei samurai.